Grazie, finalmente sono molto contenta di tornare in questa terra e a far parte di nuovo di questo spettacolo, soprattutto con Dario, che siamo colleghi e amici da un po' di anni. E quella? Beh, il ruolo chiaramente. E poi sono due lavori, due mestieri diversi. È un'esperienza nuova questa, è la prima volta. Gli hai dato qualche consiglio? A lui? Sì. No, si arrende da solo, è bravissimo. È sicuramente di divertirsi, mi ha sempre detto che sarebbe stata un'avventura magica e infatti. Quindi diciamo che è diverso dal mio originario. Di quelli credo abbia un po', non perché l'ho fatto io chiaramente, in generale credo abbia un po' segnato in positivo un inizio di una collaborazione di quel tipo, no? Tra artisti che inseriscono all'interno di questo bellissimo spettacolo le loro opere, un mescolamento incredibile, insomma, di arte. Beh, io credo che tutte le musiche folkloristiche, in questo caso chiaramente la pizzica, abbiano all'interno della loro natura una bellezza assoluta. Quindi adoro, amo promuovere questo tipo di musica perché è impossibile che non piaccia, nel senso tocca delle corde così istintive, così inconsce, che è proprio una musica quasi, come dire, archetipica in qualche modo, capito? Quindi credo che io farò sempre parte nella mia vita di promozioni di musica di questo tipo, musica antica ma che vivrà per sempre. Questo, ci saranno delle citazioni anche delle vecchie passate edizioni, quali in particolare? Beh, sicuramente c'è un omaggio a Bregovic, sul brano Stornelli, abbiamo scritto quest'auto che è un omaggio a un soprano, anche se è rivisitato, non è esattamente il soprano, però ha amato molto per la contaminazione con i fiati, con il brasso, con i tettoni, e questo mood che è la sua scrittura e mixava la perfezione con Stornelli, quindi ho voluto fare un omaggio anche a questo, ma in linea di massima un po' ho studiato tutte le edizioni, l'ho viste per tanti mesi e quindi ho preso l'idea anche della... Mi sono sentito libero di fare anche brani da 14 minuti, no? Perché una volta nella tradizione i pezzi erano anche 20 minuti. Poi è ovvio che siamo nell'epoca della sintesi in cui la produzione musicale arriva a 2 minuti e 30, perché dopo 2 minuti e 30 è la soglia d'attenzione. Siamo quindi da questi. In questo caso, visto che è un evento live, dobbiamo tornare all'impatto con il pubblico, alla condivisione dell'energia, mi sono permesso di essere libero anche nella forma di dare brani di anche 14 minuti, perché sono convinto che il pubblico, se entra dentro la dimensione, la vive fino alla fine. Dario, in che misura il lavoro che hai fatto in questi mesi potrà anche influenzare il tuo stesso modo di lavorare a produzioni e a lavori tuoi? Oggi poi è uscito anche un tuo nuovo singolo. Sì, come ho detto prima, ho ritrovato un po' di libertà creativa e a volte abituato nel mondo del pop a lavorare con altre persone, quindi a condividere il lavoro con altri artisti. È normale che tu devi trovare un denominatore, un punto di incontro, quindi è normale che ci sono degli steccati e dei paletti, anche se lì poi devi trovare la tua libertà. Qui sono andato proprio libero, questo è stato bellissimo, questo me lo porterò dietro. Essere liberi creativamente, non avere un confine, con Francesca l'idea era, è un brano anche molto ritmico musicalmente, molto, molto acceso, e l'idea era di dargli una dualità, di dargli un'altra sfaccettatura con un altro, invece prende lo stesso tema di Etch, ma lo in una visione molto più morbida e emozionale, e con Francesca, che con le sue liriche che ha scritto, gli dà, diciamo, un aspetto catartico più in positivo. Io sono convinta da sempre che tutta la... prendere la musica tradizionale italiana e diciamo portarla all'estero sicuramente piacerà, perché è qualcosa di unico al mondo, mentre l'errore di solito è quello di cercare di fare quello che fanno all'estero. In realtà in Italia abbiamo tanta roba
che per forza piace, perché è una musica a cui nessuno passa indifferente. E questo credo. Quindi sono molto contenta che arriverà all'estero. Poi l'estero mai è uno dei miei artisti preferiti al mondo, quindi sono di parte.